ha raggiunto nel frattempo in collegamento video Mario Salisci, sociologo e direttore dell'Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline di Genova. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, con Mario Salisci parliamo di quello che è il suo ultimo lavoro, parliamo della pubblicazione Storia di un successo, Sport, Scuola e Società. Abbiamo anche un'immagine di questa pubblicazione, chiederei alla regia di mandarla. Mario, l'interazione in ambito scolastico con lo sport, un libro che nasce su quella che è l'esperienza in Italia dei cosiddetti LIS, cioè licei scientifici ad indirizzo sportivo. Perché un libro di questo tipo? Esattamente. Questo è il frutto di un lavoro di ricerca durato molti anni, che peraltro è ancora in corso, ed è servito a monitorare questa esperienza unica nel nostro paese di integrazione dello sport come oggetto culturale, oggetto sociale, all'interno di un percorso scolastico curricolare, per la precisione del liceo scientifico, tanto per essere in tema scolastico. Perché abbiamo voluto concentrarci su questo tema? Perché lo sport in Italia non è considerato a livello istituzionale come una vera attività formativa, cioè non è quindi tematizzato dalle scuole. Questo è un danno gigantesco che noi abbiamo procurato ai nostri ragazzi per tutta una serie di aspetti. Il primo e più evidente è quello sanitario. Voi dovete sapere che l'Italia ha il più alto tasso di obesità infantile del mondo occidentale, in particolare d'Europa. L'America ha livelli simili, ma in America bisogna vedere a chi ci riferiamo, a quale target di popolazione ci si riferisce, perché per esempio nella popolazione nera il tasso di obesità è molto elevato, nella popolazione bianca è tra i minori del mondo. E, per esempio, in Italia di nuovo le differenze sono notevolissime tra nord e sud del paese. Al sud, per carenza di impianti, per mancanza di interventi strutturali, ci sono pochi bambini, pochi ragazzi che fanno attività sportiva continuativa. Ma la parte sanitaria è chiaro che se noi abbiamo un tasso di obesità infantile molto elevato, significa che nel lungo periodo, quindi quando le persone diventeranno adulte o addirittura in età più anziana, più matura, noi avremo più patologie cardiovascolari, più patologie sistemiche, metaboliche come il diabete, cioè anche un aggravio dei costi a livello sanitario, e parliamo di diversi miliardi di euro. Quando basterebbe un'opera di prevenzione, per esempio attraverso un'attività sportiva continuativa, erogata dalle scuole per eliminare la maggior parte di questi problemi. E poi c'è il tema della cultura dello sport che porta tutta una serie di valori fondamentali che la scuola in questo momento non riesce ad assicurare. Sembra un paradosso, purtroppo è così. Se volete poi entreremo nello specifico. Mario, qual è il metodo di indagine che è stato seguito per questo tuo libro, per questo tuo studio? Ma è uno studio sociologico massivo, quindi noi abbiamo fatto un'analisi quantitativa, diciamo statistica per essere più semplici nelle parole, su tutti i LIS, i licei scientifici sportivi italiani. In questo momento sono più di 300 e circa 40.000 studenti, quindi non abbiamo fatto un campionamento, abbiamo lavorato su tutte queste scuole. Poi abbiamo voluto fare un approfondimento qualitativo scegliendo 10 scuole di eccellenza in Italia, due al nord, scusatemi, due al nord-ovest, due al nord-est, in parte al centro e anche al sud, per capire quali sono quei modelli che possono in qualche maniera fungere da esempio per altre scuole che volessero intraprendere questo tipo di percorso. E per quanto riguarda invece, ecco, la crescita proprio del ragazzo, oggi si parla di sport e scuola, ma si parla poi anche di sport e università. Sono tante le università in Italia che offrono la cosiddetta doppia carriera studente atleta, quindi dei percorsi in qualche modo agevolati per permettere a studenti di poter studiare, ma allo stesso tempo di allenarsi e raggiungere i loro successi nel mondo dello sport. Qual è l'esperienza, il feedback che hai avuto, la cartina di tornasole di questo studio rispetto a quella che poi è stata, che è effettivamente la crescita e la formazione dello studente? Ma allora, ci sono due, citerei uno studio che non riguarda quello sui licei scientifici sportivi, che è quello dell'OCSE, dove sostanzialmente i migliori studenti tra i 27 paesi OCSE, quindi delle scuole dei 27 paesi OCSE, sono quelli che praticano più attività sportiva, quindi gli agonisti, tanto per intenderci.
e hanno un livello percepito di soddisfazione della propria esistenza tra i più elevati al mondo. In Italia, lo studio sui LIS ha rivelato una cosa incredibile. Nel libro c'è proprio un paragrafo che viene intitolato Il paradosso dello studente atleta. E sostanzialmente, che cosa abbiamo visto incrociando i dati? Che i migliori profili curricolari, cioè gli studenti migliori di queste scuole, erano anche quelli che facevano più attività sportiva strutturata. Tanto per intenderci, i voti della maturità del liceo scientifico fatta nella stessa commissione del liceo tradizionale, quindi la stessa commissione li ha valutati, i migliori studenti dei licei scientifici e indirizzo sportivo erano quelli che praticavano sport agonistico ad alto o ad altissimo livello. Questo è un tema gigantesco di riflessione che smonta un sacco di luoghi comuni. Il primo, che nella nostra scuola, nella scuola italiana, è molto diffuso, è che lo sport sia disfunzionale all'apprendimento, cioè, in altre parole, si toglie tempo allo studio e questo sarebbe disfunzionale ai risultati scolastici. È una balla colossale, perdonatemi il termine. Ovviamente bisogna portare avanti studi di questo tipo, approfondimenti di questo tipo e poi possibilmente comunicarli. E io vi ringrazio anche per questa possibilità che oggi ci date, perché insomma una televisione come la vostra, che è vista in tutta Italia, fa un grande servizio. Grazie, grazie Mario Salisci. E quindi possiamo dire, ecco, a termine che il dogma o studi e vai bene a scuola o vai a giocare a pallone è ormai un dogma da screditare, un dogma falso. Assolutamente sì, assolutamente sì. Perfetto, grazie, grazie per essere stato con noi. L'invito chiaramente a riproporre nuovamente occasioni di confronto su questi temi ampi della sociologia. Ti occupi anche di identità, di rapporto tra religione e società e sarebbe bello proseguire, ecco, queste riflessioni anche in prossime puntate. Perché no, se avrai l'occasione di essere a San Giovanni Rotondo e di ospitarti qui nei nostri studi. Grazie per essere No, stato con noi. molto volentieri. Vi lancio una provocazione, se avete voglia di trattare il tema del gender, diciamo che è un tema di forte approfondimento da parte mia. Quindi sono resto a disposizione per qualunque cosa, è sempre un piacere in ogni caso, ritrovarvi. Assolutamente, grazie e buona giornata a te. Era Mario Grazie. Salisci, sociologo e direttore dell'Istituto di Cultura e Lingue Marcelline di Genova e abbiamo presentato il suo libro Storia di un successo, sport, scuola e società. E noi allora andiamo in pubblicità per un ultimo momento e poi torniamo qui per concludere questa puntata di Just Today.